Ciao amore, sono tornato. Scusi il ritardo, ma c'era un traffico. E poi è arrivato un cliente all'ultimo momento in ufficio. Sì, proprio. E chi lo strunzo del capo ufficio mi ha chiesto se mi potevo fermare un'altra mezz'ora. Sì, una mezz'ora. Quello, se non trovavo una scusa, stava ancora là. E non è finita, no. Sì. Perché quando mi pensavo di essermi liberato, chi ti vado a incontrare per le scale? Chi ti incontro? Frate, il professor Lo Cuoco, mamma mia, frate, tu l'hai conosciuto il professor Lo Cuoco. Quello, quando comincia a parlare, non la finisce più. Mamma mia, frate, mi sembrava di essere allo sportello della mutua. A mamma con l'artrosi, o zio con l'ulcera, la sorella con il diabete. Mamma mia, frate, a forza di sentirlo parlare di malattie, io cominciavo a percepire i sintomi. Che so, forse mi sarò lasciato suggestionare, frate, te lo giuro, mi sembrava di avere qualche linea di febbre. Ma finalmente sono arrivato. Casa, dolce casa. Francesco, ma mi dimenticavo, ha telefonato tuo Tuzio. Dice se stasera andiamo a ballare che c'è sta la gara di liscio. E così ne approfittiamo per provare il balletto nuovo che quest'anno rischiamo di vincere il titolo come coppia dalla coreografia più originale. E finalmente sei arrivato, E come mai tutto questo ritardo? No, scusa amore, veramente, ma ho finito di spiegarti. Non ho sentito. Vabbè, ho capito, te lo ti ripeto tutto, amore mio, Ecco qua. Dunque, è arrivato un cliente all'ultimo momento in ufficio. Poi, per le scale, ho incontrato il professor Lo Cuoco, quello che parla, e ho fatto tardi. E poi? E poi niente amore, non mi vedi, sto qua. E Margherita come sta? Margherita? Poi Margherita? Sì, uè. Margherita, quella toccola che hai incontrato questa sera. Scusa amore, non ho capito. Schifoso e farabutto. Questo l'ho trovato nel taschino della tua giacca. Tieni, leggi. Leggi. Allora, ore 19:30, Piazza Indipendenza, passare a prendere a Margherita. Margherita? Mannaggia miseria, lo vedi? Lo sapevo che mi dimenticavo di passare. Ma allora è vero, e hai pure il coraggio di dirmelo in faccia. No, scusa amore, c'è un equivoco. No, qui non c'è nessun equivoco, è tutto chiaro. Schifoso e farabutto. Amore, se mi dai il tempo ti posso spiegare. Dunque, allora, tutto è vero. Io alle 19:30 dovevo passare la Piazza Indipendenza a prendere... Margherita, la torta Margherita. Quella che avevo ordinato per te. Sei soddisfatta? E secondo te dovrei credere? Amore, tu puoi credere a quello che vuoi, ma questa è la verità. Stamattina quando sono uscito ho cambiato la giacca e il biglietto mi è rimasto dentro al taschino, Francesco. Non mi pare mica caso, fa tutto un casino per un poco di ritardo e ti ho chiesto scusa. E non mi pare mica caso invece fa una tragedia, una sceneggiata napolitana, una torta. Ecco, tutte queste male parole che mi dice, ma accento tuo palazzo che sei. Ma che può pensare? Già, e ti preoccupi della gente do palazzo? E con la scusa da gente do palazzo, io mi devo stare zitta, devo fare finta di niente. No, bello mio. Lo devono sapere tutti che razza di uomo mi sono sposata. Tutti! Scusa, amore, non ho capito. No, tu fai finta di non capire. Ma sai benissimo che c'è dell'altro. Solo che come sempre fai lo scema per non andare in guerra. Che cosa? Oscena? Guerra? Ne, francese,
Ma si può sapere che ho fatto? Che hai fatto? Che hai fatto? Sì, che ho fatto! Tu proprio non ti ricordi? Amo, ma che mi devo ricordare? In mommo sto tornando a casa dall'ufficio, si può sapere? Non ti ricordi? No! E allora te lo faccio ricordare io. Dove andiamo noi sabato sera? Mamma mia, Francesca. E questo è. E che? Non lo sai dove andiamo il sabato sera, Francesca? Noi il sabato sera andiamo all'Harmony Dance con Totuccio e Marina. Là c'è sta la musica, c'è sta l'orchestra, ci divertiamo, Abbiamo persino vinto la medaglia come i migliori ballerini di salsa. Già, la musica, l'orchestra, ci divertiamo, Ci divertiamo. Che mi dici di quella bionda che hai guardato per tutta la sera? A bionda? Sì, tu, e non finge. A bionda, quella zoccolo con la minigonna scellare e mezzo crudo. Tu te la sei guardata con desiderio per tutta la sera, sopra e sotto. A voi? Ma io non ho visto nessuna bionda con la minigonna scellare. Ah no? Porco! Fai finta di non capire, fai finta di non ricordare. La zoccola bionda, quella con le calze a rete e i tacchi a spillo, tu te la sei guardata con desiderio per tutta la sera. Ma qua? Sabato scorso? No, 3 mesi fa. Mamma mia, 3 mesi fa. E tu mo mi vieni a fare la scena stasera? A parte il fatto che figuriamoci se io mi ricordo di una bionda di 3 mesi fa. Ma quando mai? Mi manca un ricordo che cazzo al maggio mangiato oggi per pranzo. Ah, non ti ricordi? Non mi ricordo. E allora te lo faccio ricordare io. A pranzo ti sei mangiato pasta e fagioli. 2 piatti tanti. Hai detto che neanche tua madre li fa così buoni. Oi, tu sei un bugiardo. Perché tu mangiavi e intanto pensavi alle cosce di quella bionda. Schifoso. No, ma io vero non mi ricordo. Ma chi era? Com'era? Ah, fino a questo punto arrivi. Fai queste finte. Vigliacco. Chi era? Com'era? Tu niente di meno che la stronzo con la minigonna con le calze a rete ci hai fatto la radiografia. L'hai spogliata con gli occhi. Tutta la sera. Che cosa? L'hai fatta radiografia? L'ho spogliata con gli occhi. Francesca, tu mi devi spiegare una cosa. Ma se mi sono guardata a questa bionda 3 mesi fa, se posso sapere perché sta scenata e gelosia non me l'hai fatta allora? Ti sarebbe piaciuto? Veramente no. Già. E io poi facevo la figura davanti a lei. A così che la soccola si faceva tanto. E gli faceva una figura e merda davanti alla gente. Va bene, stiva gente annanza. Ma allora dico io, perché la scenata non me l'hai fatta quando siamo arrivati a casa la sera stessa? Perché era sabato sera. Già. E io poi, per farti la scenata, mi perdevo la famosa prestazione coniugale del sabato sera. Che cosa? Re, la famosa prestazione coniugale del sabato sera? Salvatore, quel che è, no? Perché tu adempi solo a sabato. Ma naturalmente se ti va genio, se gli affari sono andati bene. Solo dopo che ti sei mangiato una panina, ti sei bevuto un bicchiere vino, ti sei fumato una bella sigaretta, e ti sei preso l'aiutino. L'aiutino, ma che è? Non fingere di non sapere, a pastiglie via. Frecce, basta, mo, basta. Ma che stiamo scherzando? Io sono un uomo a tutti gli effetti. Solo che sono un po' stressato. Sono un po' stanco e il dottore d'altra parte me l'ha vivamente consigliato. Tengo pure un poco di artrosi cervicale, la pressione bassa, un po' che colesterolo. Una fistola anale. Ma che vogliamo far sapere tutti i fatti nostri al centro palazzo? Va bene, va bene. Oh.
tengo una piccolissima fistula che Dio solo sa fa delle stelle, onde per cui mi devo muovere con una certa cautela. Ah, una volta alla settimana? Una volta alla settimana. E questa cautela non la potresti magari adoperare un giorno sì e un no? Ma tu non vuoi, devi pensare alla tua bionda, quella con la minigonna. Ah, mamma mia, e basta, ancora questa bionda. Ah, va bene. La scenata non me l'hai fatta perché era sabato sera la prestazione occasionale. Ma allora dico io, perché la scenata invece non me l'hai fatta il giorno dopo, due giorni dopo, la settimana appresso? Lo vuoi sapere? Lo voglio sapere. E io te lo dico. Perché noi donne abbiamo delle pause di meditazione, dei tempi di maturazione, delle isole di riflessione. Noi non siamo come voi uomini che siete dei conigli in tutto. E non mi fare male. No, è modo di parlare. No. Franci, no. È troppo facile, mo. Ya, parla, sentiamo. Ti manca qualche cosa. E la casa, e te l'ho comprata. In villeggiatura ti ci porto tutti gli anni. Uè, il tuo momento di sesso sfrenato e non te lo faccio mai mancare. Il sabato sera, sì. Oh. Perché durante la settimana, anche volendo, anche potendo, ci sono sempre un sacco di preoccupazioni, la rata do mutuo, la bolletta, Franci, tu lo sai, che quella cosa là. E che so? Sentiamo, che so? Che sai, Franci? Quella cosa là, non vuole pensiero. E già che siamo a questo, diciamola tutta la verità. Sì, tu come fai passare la voglia? Io ti faccio passare la voglia? Sì. E no, Salvatore, e mo ti spieghi, mo ti devi spiegare. Lo vuoi sapere? Sì. E io te lo dico, siete te che è lunga. Franci, ascoltami bene. Noi siamo sposati da 5 anni. Lo so. Franci, io mi ricordo che quando ti ho conosciuta tutti mi parlavano di te come se fosse un miracolo. E si vede che avevano ragione. Sì, però un miracolo al contrario. Come sarebbe a dire? Vengo, mi spiego. Franci, io mi ricordo che appena sposati, quando tornavo a casa dal lavoro, tu mi aspettavi tutte le sere affacciata al balconcino con ma Giulietta. Gli inquilini del palazzo mi invidiavano tutti quanti. Adesso, quando torno a casa la sera, stanco, distrutto, dopo una giornata di fatica, magari pure incazzato con quello stronzo del capo ufficio, non faccio in tempo a mettere il piede in casa che tocco un bicio, e a te. Metti delle pattine che abbiamo passato la cera. E non fumare i vestiti puzzano, e non fare questo, e non fare quell'altro. Già che ci siamo, così ti lamenti una volta sola. Sì. Guarda che stasera si mangia giapponese, è una cosa veloce. Non rimangi, è una bella insalatina di sedano leggera, che io sto a dieta. Mamma mia, che schifezza, maronna. Ma tu lo sai che a me sta cucina giapponese non mi piace, ma niente. Ah, tu devi fare la dieta e appresso a te la ma fa tutto quanto. Un poco di dieta non ha mai fatto male a nessuno. E poi la cucina giapponese è buona e leggera. Franci, sarà pure buona e leggera, ma a me sto burbo bollito con il riso non mi piace. Perciò, se tu mi volessi fare la benemerenza, la creanza, il beneplacito o piacere di prepararmi una bella matriciana, una bella parmigiana, tuo marito tradirebbe. Tuo marito? Già, i bucatini come quelli che ti preparava mamma. Sì, i bucatini che preparava mamma. Franci, ma dov'è finita quella giovane, bella donna, dolce e desiderabile che mi sorrideva come una madonna dentro a quell'abito bianco mentre ci avviavamo all'altare? Ma dov'è finita? Avanti, sentiamo, dov'è finita? Dov'è finita? Te lo dico io dov'è finita. Dopo aver pronunciato la parolina magica, sì, diabolicamente sei trasformato. Sei diventato una me.
e la trasformazione è avvenuta il giorno stesso all'uscita dalla chiesa. Sì, a te. Non far l'antipatico con i parenti miei. E al banchetto non mangiare come un porco. Ah, un'altra cosa, la più importante. E busto quei soldi li tengo io, se no tu li perdi. Uè. E mi fermo qua perché potrei continuare. Eh no, e invece avanti, avanti, continua. Devo continuare? Sì. Franci, ma tu invece ti ricordi come ti facevi trovare il venerdì sera quando tornava a casa dal lavoro? E come mi faceva trovare? Avanti, sentiamo, come mi faceva trovare? Franci, tu il venerdì sera ti facevi trovare con l'abito nero lungo pagliettato come a sera di Capodanno, truccata, pettinata, coi tacchi a spillo. Mi preparavi certe cenette, mettevi perfino le candele rosse in mezzo al tavolo, per non parlare poi della biancheria intima. La biancheria intima? Sì, Franci, la biancheria intima. Una volta con la culotte, una volta con la brasiliana, una volta con la giarrettiera russa. Adesso, quando torno a casa la sera, come ti trovi? E come mi trovi? Se mi va bene, ca crema in faccia, capa in chiave, cate i bigotini. Per non parlare poi di quando ti prepari per andare a dormire, che io dico. La gente normale, quando va a dormire si spoglie, no? Tu no, tu per andare a dormire ti vesti. Quanto sei spiritoso! Non è finita, no, perché poi ci sono le caldà, le emicranie, i dolori mestruali, i riflussi e chi più ne ha più ne metto. Oh, oh. Uè, ma è finito? Ho sfogato, sì. Ha parlato Richard Hill, Bredda... Crescerò stupido, Uè, Salvatore, ma tu ogni tanto ti guardi allo specchio? Sì, 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 mi guardo, sì. Ah, sì? E allora si vede che non ti sei guardato bene. Veramente, certi giorni tiene la barba lunga che a me sembra King Kong e i capelli come caparezza. Cammina come un fantasma. Ti siedi, ti alzi, sbadigli, poi ti bevi un sorso di caffè, sbadigli di nuovo, poi vai in bagno, oè, ci sta per un'ora. Poi ti butti sul letto e dormi fino a mezzogiorno, Salvatore. Io sono arrivata alla conclusione che il matrimonio per noi donne è una croce. Tu ti domandi dove è finita quella bella donna che si faceva trovare col vestito da sera il venerdì sera? E io invece mi domando dove è finito quel bel ragazzo bruno sopra la vespa bianca che mi veniva a prendere tutte le sere? Quello che quando ci siamo incontrati per la prima volta mi disse: signorina, stavo andando su una stella a portare tutti i miei sogni, ma se mi dite il vostro nome, mi risparmiate il viaggio. Ma veramente? Io la prima volta ti ho detto così. Proprio così. Allora si vede che ero ispirato. Ispirato. Il poeta era ispirato. Va bene. E continua pure con questi nomi. Comunque, se tu dici che il matrimonio è una croce, io ti posso assicurare che quella croce è affollatissima, perché ci stanno appesi tutti i miei mariti. La verità, Francesca, è che tu dopo il matrimonio hai mostrato la tua vera faccia, la tua vera natura, quella di una donna possessiva e gelosa. Io possessiva e gelosa? Ma quando mai? Sì, sì, sì. Il fatto è che tu non lo vuoi ammettere. Ma tu, dovunque guardi, vedi amanti, tradimenti, complotti e ma fai facirti brutti figure come la settimana scorsa al supermercato che te la sei presa con la cassiera perché a sentire a te che il ma faceva l'occhiolino, ma che la purella teneva un tic nervoso. Vabbè, si vede che quella volta mi sono sbagliata, capita. Capita, e allora si capisce che è capitato pure con la signorina della Telecom, quella che ha chiamato il mese scorso, ti ricordi? E che c'entra? Quella mi stava antipatica, voleva sapere i fatti tuoi. Mamma mia, antipatica, Francesca, che stava facendo un sondaggio e tu le mandato a chi il paese? Vabbè, comunque mi stava antipatica. Sei gelosa.
capito che nella mia vita non ci sono altre donne? Ci sei solamente tu. Ovvero, e io ti dovrei credere. Franci, tu ci devi credere. Io stasera sono tornata a casa con le più buone intenzioni, eh? Sì. Senti, ti vorrei portare fuori a cena, in quel ristorantino che ti piace tanto, quello con la terrazza affacciata sul mare, dove fanno la pizza più buona di Napoli. Da Gennaro e Luisa? Da Gennaro e Luisa, bravo, sì. Ho prenotato un tavolo, il numero 15, quello dove abbiamo cenato la prima sera che siamo usciti assieme, ti ricordi? Avevamo mangiato spaghetti con le vongole che modestamente, come li fa la signora Luisa a Napoli, non li fa nessuno. Eh? E non è finita, perché tornando, mi sono fermato dal fiorista qui all'angolo. E ti ho portato questo. E poi non dire che Salvatore tuo non ti pensa. E lo sapevo, schifoso! Casta! Sì, schifoso e farabutto! Ma che fa? Pensavi di comprarmi con una cena? Con una rosa? Io ti odio e mi fai schifo! Mamma mia, ma che c'ha fatto, maronna? Ho per caso guardato un altro appiunto con il culo da fuori? Peggio! Ah, e parla, va! Sabato sera, quando siamo andati a ballare, hai buttato la rosa mia a quella signora che stava in prima fila. Che cosa? Io ho buttato la rosa tua alla signora in prima fila, ma quando? Dopo che abbiamo ballato il tango. Amo, ma che ne sacci? Io tenevo gli occhi chiusi, nel buio della sala, ballando, uè, dove andava, no? Già, ballando, dove andava. E guarda caso dove è andata a finire? Dove è andata a finire? Precisa su quella femmina muta. Poi, guarda che io ti ho visto. Prima ti sei guardato tutte le femmine della sala. Sopra e sotto. Sopra e sotto. E non far lo spiritoso che perdo il filo. Dunque, dopo la guardata panoramica a mandrillo parabolico, hai fatto la tua scelta. E hai buttato la rosa mia alla più appariscente. Ma che stai dicendo? Io ho buttato la rosa tua alla più appariscente. Va bene, lo ammetto. La rosa l'ho lanciata. Ma non è colpa mia se la signora che l'ha raccolta era una bellissima donna. Una bellissima donna? Sì, Francesca, una bellissima donna. Una bellissima donna? Quella era tutta apparenza. Solo apparenza, come un quadro in lontananza. Toglici la permanente, il seno rifatto quinta misura, le cosce da gazzella e la pelle liscia, che cosa rimane? Tu! Spiritoso e cafone. E poi, la signora, sarà pure fresca e parrucchiere, ma teneva un vestito che ha comprato al mercato del banchetto dei cinzi. Mamma mia, non ce la faccio più, Francesca, mamma mia, quando tu sei accecata dalla gelosia non capisci più niente. Già, e io poi ero gelosa che l'allà. Ero gelosa che l'allà, Francesca, vorrei vedere se io mi comportassi come ti comporti tu e ti facessi tutte le scenate di gelosia come fai tu. E perché mi dovresti fare le scenate di gelosia? Avanti, sentiamo, ti ho forse dato qualche motivo? Sì. Sì, se proprio lo vuoi sapere, sì, qualche motivo me l'hai dato. Ov'è? E quale sarebbe questo motivo? Lo vuoi sapere? Sì. E io te lo dico. Ah, sì, te lo dico. Francia, tu mi devi spiegare una cosa. Perché sabato sera, quando siamo andati alla scuola di ballo, ti sei messa il collante coperizoma piccolo nero? E beh? Francia, tu forse non ti sei accorta, ma quando facevi le tue girate con la gonna per aria, il ballerino della coppia a fianco, il luong, è aiutato a sbattere la faccia direttamente in tua palla. Per non parlare poi di quel signore di una certa età seduto in prima fila, quello, a furia di guardarti, teneva lenta appannata a un principio di infarto. Ho fatto una strada.
sposato. Corretto. Se proprio lo vuoi sapere, stai qua. Io il perizoma piccolo nero sotto non lo tenevo proprio. Mamma mia, ma allora tutte che la gente capis? Lupo che fischiezze! E a fischiezze, ma! E tu saresti quello per leggere uno? Secondi! Io per fare il piacere a te mi metto buca! Scena! E poi non ti capisco, d'estate mi porta dentro al campo nudista e non dice niente, e qua invece fai l'otello per le poche fischiezze a nude look! Nude look? Ma perché sei ignorante! Ma c'ha secchi il campo dei nudisti? Là siamo tutti no global, tutti amanti della natura, tutti immersi nell'Eden della purezza, tutti imbevuti di soave animalismo, tutti soavi animalucci. A parte il fatto che due soavi animalucci hanno cercato di farmi il servizio completo e senza complimenti, tu mi devi spiegare perché qua sei geloso e là no. Oh, mamma mia, ma come fai a non capire? La gelosia maschile non nasce dall'interesse degli altri maschi verso la propria donna. Ah no? No, bensì dal comportamento sconsiderato e lascivo della propria donna che mira la provocazione degli altri maschi, capito? Manca una parola. È perché sei cretina. Sì, cretina, che mia madre me lo diceva sempre. Salvatore, una daretta a quel che è tutta cretina. Ah sì? Tua madre così dice? Così dice. Io la domenica a casa mia non la voglio vedere più, né a lei né a quella gatta morta di tua sorella. Ah, mamma mia, Franci, per carità, lasciamo stare quelle due sante donne di mia madre e di mia sorella e non di vagare, madonna. Dunque, tornando all'argomento gelosia, perché tu ti sei messa sabato sera il collante senza perizoma? Per essere più comoda, il perizoma quando ballo mi senga, mi taglia. Sì, ma questo, i maschi presenti in sala non lo sanno, onde per cui pensano che tu ti sia messa in quel modo soltanto per provocare, così loro si sentono in diritto di fare i mandrilli a faccia mia. Salvato, la verità è che tu non vuoi ammettere di essere il solito ipocrita. E mo son chi che sono ipocrita? Sì, tu guardi il pelo. Mo son chi che guardi il pelo. Zitto. Dicevo, tu guardi il pelo nell'occhio dell'altro e nel tuo non vedi il trave. La, l'altra. È lo stesso. E non ti va. Io non ho messo il perizoma per stare più comoda, per stare sciolta. Allora pure io. La prossima volta, per stare più comodo, per stare più sciolta, in senso cazzo. E viene senso cazzo, a così fa ridere tutto locale. La bella donna sì, è gradevole. L'uomo spogliato è come orò così freddo, senza la patatina. Così freddo, comunque non me lo importa proprio. La prossima volta che usciamo ti voglio perquisire da cima a fondo. Ti voglio trovare con la potanda a scellare come a Fantozzi. Ma ti piace la potanda a scellare? No, Francia, ma c'è spastriato, non mi piace niente e non voglio più parlare. Eppure io mi sono scocciato. Va, va. Ah, senti. Di pure a Tatuccia Marina che questa sera a ballare non ci vengo, tengo da fare. Ah sì? Sì. Questo è? Sì. E allora faccio un'altra cosa meglio ancora. Vi sdico la prenotazione al ristorante, così sì, ce ne stiamo a casa e risparmiamo pure. E sì, poi sì. Tanto meglio così che stasera ci sta la partita del Napoli. No, bello mio, questa sera è la partita della puoi scordare. Perché? Perché? Perché ci sta la puntata di capi e non me la voglio più. Franci, ma come non porta a me capi? Uè, Franci, ma roba, tu vedi troppe telenovele, Franci, troppe assai. Ma che serata, mannaccia miseria, quando per me, mannaccia.